Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro nel quale parleremo di robot. Sono Massimo Mazzalai, sono un giornalista della RAI di Trento. Lavoro e tecnologia è il tema del festival di quest'anno e che cosa più di un robot incarna la tecnologia, il meglio della tecnologia che oggi la ricerca può applicare e al lavoro umano. Questo che cosa significa? Già ieri avrete naturalmente approfondito alcuni temi, avrete sentito alcune delle questioni che sono in ballo. Questo significa naturalmente che ci poniamo degli interrogativi, ci poniamo delle domande su quale sarà il futuro del lavoro, su quale sarà la ricaduta di questa tecnologia sul lavoro. Comunque, oggi parleremo in particolare degli aspetti tecnici della robotica. Ci domanderemo qual è l'intelligenza del robot, ci domanderemo come è fatto un robot, se davvero dobbiamo temere che i robot sempre più sofisticati prendano il posto di lavoratori anche ad alto tasso di capitale umano. E lo faremo con un grande esperto di robotica. Ma prima di tutto, prima di cominciare, io darei la parola al protagonista, diciamo così, di questo incontro, che è questo piccolo signore seduto qui alla mia destra, si chiama iCub, è il robot dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, e gli chiediamo subito di presentarsi. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Massimo. Io sono iCub, il robot dalle sembianze di un bambino. Sono stato creato presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, circa 10 anni fa. Alla mia crescita però contribuiscono ricercatori di tutto il mondo. Ho 40 fratelli, e attualmente ci sono più di 30 laboratori tra Europa, Stati Uniti e Giappone, che li usano per implementare i loro studi sull'intelligenza artificiale e la robotica umanoide. Proprio come voi, imparo dalle esperienze. Riconosco gli oggetti e li so afferrare, riesco a parlare, so mantenere l'equilibrio, sto imparando a camminare, e sono dotato di una pelle sensibile, che mi permette di sentire se vengo toccato o spinto. Tra qualche anno, vi affiancherò per aiutarvi nei lavori domestici o in altre attività delicate, per cui avrete bisogno di supporto, come per esempio l'assistenza degli anziani e i disabili. Inoltre, la ricerca di base che i ricercatori dell'IIT fanno su di me contribuisce allo sviluppo tecnologico di altri settori della ricerca robotica, come quella riabilitativa e biomedica. Ma voi siete venuti qui per ascoltare il mio capo Roberto Cingolani? Roberto, raggiungici sul palco. Roberto Cingolani è il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. iCub ha detto che è il suo capo. Batteria nuova per premio. Obbedisce, iCub è obbediente? Insomma. Abbastanza. E, dicevamo, è un grandissimo esperto di robotica, è un fisico, ha insegnato in molte università, non solo in Italia, in Giappone, in Germania, negli Stati Uniti. Ed oggi quindi ci parlerà di che cos'è un robot. Cominciamo subito, ci può spiegare quali sono le caratteristiche di iCub? iCub è una grande palestra, diciamo. È iniziato quando 10-12 anni fa è iniziato il progetto, l'IT nasceva, c'erano due occhi, una spalla, un braccio, era veramente sembrava un po' una mostruosità. Poi pian piano è evoluto, adesso diciamo, cerca di riprodurre quel nesso che c'è fra mente e corpo che è tipico dell'essere vivente, quindi ha una vista molto simile alla nostra, diciamo neuromorfa, ha una pelle che è in grado di sentire non solo dove si tocca, ma anche se si spinge o se si
sentire, in modo che lui possa in qualche maniera reagire, decidendo di farsi abbracciare piuttosto che allontanandosi. Ha un equilibrio dinamico che comincia ad essere molto simile al nostro, dopo vi farò vedere alcune esibizioni. Qui non era possibile farlo perché il piano inclinato, poi insomma, forse uno dei messaggi che usciranno fuori dalla chiacchierata di oggi è che va benissimo parlare del timore delle macchine intelligenti, ma per fare queste poche cose a questo robot, che comunque è lo stato dell'arte nel mondo, dietro queste tende ci sono 4-5 ricercatori, hanno dovuto portare i server, tutto. Siamo veramente alla preistoria dell'uomo artificiale, non c'è da temere troppo, sono ancora macchine. Chiariamo un aspetto: qual è la situazione di, diciamo così, autocoscienza di iCub? O meglio, quando noi gli parliamo e gli chiediamo delle cose, è davvero in grado di comprendere quello che noi gli chiediamo e di rispondere a tono? Allora, certamente diciamo la definizione di autocoscienza è lontana anni luce da qualunque cosa. Ne parleremo magari. Sì, diciamo sì. Che il massimo che si può pensare ragionevolmente è che queste macchine, se connesse ad un computer sufficientemente potente, siano in grado di interpretare alcune domande, peraltro nemmeno troppo complicate, elaborare delle risposte altrettanto semplici, cominciano a capire le intenzioni. Capire le intenzioni è una delle cose più complicate, cioè io posso indicare un oggetto dicendo prendimi quella bottiglia, e per un essere umano è abbastanza semplice seguire con lo sguardo il dito, o se sono giapponese indico in questo modo, ma comunque il giapponese capisce l'intenzione. Ecco, per una macchina questa cosa è complicatissima, quindi siamo all'ABC dell'apprendimento. Lui in sostanza che cos'è che sa fare davvero? Ma lui quello che sa fare, per esempio, sa scrivere, ha imparato l'alfabeto, ha imparato a mettere le lettere insieme, sa scrivere il suo nome come fosse un bambino piccolo, è in grado di interagire in uno spazio dove ci sono esseri umani, comunicando con loro a livello molto basilare, non è teleguidato, però diciamo è in grado di rispondere a cose semplici, a fare piccole azioni, può prendere delle decisioni. Se non riesce a raggiungere un oggetto perché è lontano, lui è in grado di realizzare una situazione di facilitazione, prende un bastone, un oggetto lungo, e avvicina quello che non poteva raggiungere. Quindi si tratta di cose tipiche da primato, in questo momento, da bambino molto piccolo, che però fa autonomamente. iCub è una palestra, lei ha detto, e quindi è un prototipo destinato a crescere. Sì. Il professor Cingolani ha preparato una presentazione multimediale che adesso gli propongo di cominciare ad illustrarci, che fa insomma la storia della robotica e traccia le linee guida di cui abbiamo parlato all'inizio. Prenda pure posto. Ma, professore. Diciamo che uno degli obiettivi della chiacchierata, anche un po' come avevamo discusso nella fase iniziale, era quello di riportare un po' in un alveo più ragionevole tutto quello che oggi viene detto correttamente e alle volte in maniera un po' troppo enfatica sul ruolo delle macchine nella società, sulla paura che dovremmo avere e così via. Allora, vi vorrei far vedere intanto dove siamo a livello di stato dell'arte mondiale, e vorrei farvi vedere anche quali sono le prospettive, quali sono correttamente i pericoli che queste tecnologie possono avere, però cercando di essere né catastrofista né ottimista, perché un po' il problema che io vedo in questo momento che su queste discipline, su queste materie si tende ad essere o eccessivamente ottimisti, quindi la voce tipica è con l'intelligenza artificiale si fa tutto, o catastrofisti, i robot un giorno ci levano il tappetino sotto i piedi e dominano il mondo. Ecco, insomma, entrambe queste cose sono di origine cinematografica, ma la realtà è un po' diversa. Allora, qui alle mie spalle vedete un piccolo ecosistema, no? Questo è un tentativo in realtà abbastanza evoluzionistico di fare delle macchine artificiali che copiano per funzione quello che ha fatto l'evoluzione in 3 miliardi di anni. Ovviamente la pretesa di farlo in 20 anni, 25 anni più o meno di queste tecnologie è una pretesa del tutto illusoria, ma diciamo sono imitazioni. Si parte da sistemi che noi chiamiamo anticorpi artificiali, sono dei robot biochimici piccolissimi, sono grandi come un anticorpo, come piccoli gruppi di molecole, e sono in grado di riconoscere una cellula malata viaggiando nel corpo umano, di rilasciare un chemioterapico, di rilasciare un segnale che può essere misurato dall'esterno. Ci sono robot pianta in cui la parte intelligenza sono le radici. Probabilmente voi considerate la pianta un oggetto fermo, ma le radici sono molto mobili, sono molto intelligenti, trovano l'acqua, i sistemi nutritivi, evitano gli ostacoli, vanno sempre verso il centro di gravità della Terra in modo da stabilizzare la pianta, per cui se la pianta è inclinata, la radice in qualche modo ancora
in modo uguale ed opposto. E far fare questo ad una radice robotica è molto complesso, vi potreste chiedere però che serve, no? Ecco, allora immaginate di avere un satellite che atterra, un satellite artificiale che atterra su un pianeta che non conosciamo. Nel momento in cui atterra, le radici intanto ancorano il satellite e poi fanno l'analisi del terreno, o in applicazioni agronomiche per esempio, o ancora per fare degli endoscopi. Queste radici sono in grado di muoversi nel corpo e di crescere esattamente come la radice naturale, quindi un endoscopio potrebbe trovare la strada e addirittura andare a trovare nelle zone dove non si interviene chirurgicamente il punto dove poi è necessario rilasciare il medicinale o fare un intervento. Poi è chiaro che si imitano gli animali, no? Qual è il miglior scalatore? È la capra. Quindi se immaginate un ambiente di frane, disastri, eccetera, dove non arriva il mezzo cingolato, non arriva il bipede, il quadrupede è certamente il miglior sistema di locomozione. Ora, qui facciamo una piccola digressione dall'evoluzionismo, perché questa è una catena evoluzionistica, no? Diciamo, sono tutte cose che in natura hanno una controparte. Vedete, l'ho messa fuori, c'è anche il centauro, che non è esattamente evoluzionista. Ma è evidente che nel momento in cui abbiamo la tecnologia per fare il quadrupede che arriva ovunque, beh, dopo mettergli una parte alta di torso, con due braccia e un sistema di visione, è particolarmente vantaggioso. Immaginate a Fukushima, questa macchina avrebbe potuto raggiungere le zone più impervie infischiandosene delle radiazioni e poi arrivata sul punto avrebbe potuto per esempio aprire le famose valvole che avrebbero consentito l'uscita dell'acqua radioattiva, anzi bloccato l'uscita dell'acqua. E poi ci sono tutte le classi di umanoidi e qui come specie ci sentiamo un po' minacciati, no? Perché la prima volta che ci troviamo in presenza di macchine che sono, diciamo, abbastanza intelligenti da poter interagire con noi e abbastanza simili a noi da poter fare quello che facciamo noi fisicamente. Quindi per la prima volta nella storia dell'umanità c'è una macchina che ci assomiglia. Noi conoscevamo la ruspa, no? Più forte di noi, ma stupida, oppure il computer che fa tanti conti, che però non come questo, che non muove nulla e quindi non ci fa paura. Però se cominciamo a metterle insieme, allora lì nasce un po' l'ambiguità, no? Il senso di minaccia della specie, che però va analizzato, diciamo. C'è una questione psicologica molto importante in questo, non per nulla gli umanoidi sono protagonisti di romanzi, certo. Film, sono evocativi. Perché toccano qualche cosa che è ancestrale in noi. Allora, se volete ridimensionare un po' il discorso, partite dai principi primi, no? Allora, qui ho messo due fenotipi, no? due fenotipi molto belli di umani, di uomo e di donna. E auguro che tutti voi abbiate un fidanzato, una fidanzata così, diciamo, bellissimi, però cominciate a rinormalizzare alcune delle cose che noi spesso, diciamo, forse come specie dominante sul pianeta ci sentiamo troppo importanti. Ciascuno di noi, ciascun essere vivente, compresa la pianta, è costituito per il 99,9% da 6 atomi. In natura ne esistono un centinaio di specie atomiche, ce ne sono 6 che costituiscono tutto ciò che è vivo, biologico, piante, eccetera. I principali sono ossigeno, carbonio e idrogeno, poi ci sono, come vedete, delle terrine di 3 elementi, insomma, non così, in piccola quantità. Quando litigate con vostra moglie o con vostro marito, litigate con 3 taniche, d'accordo? Di ossigeno, carbonio e idrogeno. Questo è quello che ha fatto la natura. Cioè, il messaggio della natura è: con questi 6 atomi si fanno delle architetture, cioè si mettono nello spazio in modo tale da fare delle cose che vanno dalla pianta, al ramo, alla foglia, alla radice, al corpo umano. E queste architetture sono quelle che poi hanno sviluppato la macchina cognitiva che noi chiamiamo cervello. Allora, cominciamo col dire che noi siamo fatti di 6 atomi, come gli animali. Il robot che avete visto prima è completamente diverso. Allora, questo confronto mi serve un po' a rinormalizzare quelle paure, no? Allora, qui vedete, questo qui è mio figlio più piccolo, mio terzo figlio, che adesso ha 9 anni, in questa foto ne aveva 7. E questo qui, iCub, lo vedete là, è uno dei fratelli più vecchi, è nero, questo qui verde, un po' più recente. Come vedete si assomigliano molto, no? Se però andate a fare un confronto, chiedo scusa, fra le caratteristiche di queste due, chiamiamole macchine, no? Perché una è una macchina biologica e l'altra è una macchina artificiale, scoprite delle cose interessantissime. Intanto mio figlio, come tutti noi, ha un cervello, una macchina di controllo, che consta di 100.000 miliardi di sinapsi, quindi di collegamenti fra neuroni. La controparte elettronica, iCub, ha circa 1 miliardo di transistor in un circuito, o qualche miliardo di transistor.
La nostra macchina di calcolo è sferica, è un cervello, è fatta per il 75% di acqua e tipicamente ogni neurone è collegato con almeno 10.000 neuroni intorno, creando un sistema molto connettivo. La società è un sistema connettivo, no? Gli umani sono collegati fra di loro come i neuroni nel cervello. Il robot, essendo fatto di silicio e di tanti altri materiali che non danno origine a materiali organici, invece ha, essenzialmente è secco, non c'è acqua, e ogni transistor del suo sistema di controllo parla con i 10 transistor vicini, perché se fosse collegato a transistor più lontani il costo elettrico sarebbe troppo alto, farebbe effetto ferro da stiro, comincerebbe a scaldare troppo, effetto Joule. Risultato, per essere molto chiari, che mio figlio, come tutti noi, con 40 watt, cioè con un pezzo di cioccolata, per 3 giorni rompe le scatole e non si ferma mai. Il robot con 1200-1300 watt, che è più o meno la metà di quello che avete a casa nel contatore, dopo 2 ore ha scaricato le batterie. Allora, la morale è questa. Noi, con quei 6 atomi, abbiamo fatto un'ottimizzazione, anzi, l'evoluzione ha fatto un'ottimizzazione che in 3 miliardi di anni ci ha portato ad essere così efficaci e a bassissimo costo energetico ad essere particolarmente performanti. La macchina, come qualunque altra macchina, come un'automobile, un televisore, eccetera, ha bisogno di almeno 30 atomi diversi, non c'è evoluzione che tenga, non è ottimizzata, per fare anche le cose più banali, ha un consumo per singola operazione altissimo. Quindi la mia prima domanda è: ma davvero dobbiamo temere un oggetto così inefficace? Però io le voglio chiedere questo, ma davvero si tratta di differenze di intelligenza, diciamo così, legate alla quantità, o c'è una differenza davvero qualitativa? È architetturale. O meglio, se il progresso della tecnica e della ricerca sarà così esponenziale come lo stiamo sperimentando in questi tempi, non è che un giorno la macchina riuscirà a copiare l'intelligenza umana? Allora, questa è la vera domanda di fondo su cui gira tutto il dialogo, il dibattito. È un problema di architetture. La nostra architettura, quella con i 6 atomi che dipendentemente dalle loro posizioni nello spazio danno certe caratteristiche, viene riassunta in un esempio. Adesso compariamo quello che faremo noi con quello che farebbe la macchina in una situazione semplice. Partitella di calcio, ragazzino di 15 anni. Da noi avrebbe più senso il tiro da 3 punti nel basket. Alludo a questo. Ho letto delle scuole di Trento, congratulazioni, fantastico. Sto scherzando. Comunque va bene lo stesso, si applica allo stesso modo, no? Va bene anche per il giocatore di basket. Allora, il ragazzino, portiere o cestista che sia, vede arrivare la palla, non ha studiato fisica, non conosce la forza di gravità, la forza di Coriolis, l'effetto, non sa nulla dell'attrito dell'aria, non ha misurato la velocità del vento, non sa la forza iniziale e l'angolo di spin impresso alla palla, vede questa benedetta palla, si butta ritenendo che, buttandosi in quel certo modo, nell'istante giusto la sua mano si troverà nella posizione in cui arriva la palla e la prende. Non ha studiato. È semplice. È banale. Quello che noi facciamo, tutto. Noi, quando camminiamo, di fatto, ogni volta stiamo per cadere, mettiamo una gamba avanti che ci impedisca di cadere, ma mica calcoliamo nulla. È una semplicità complessa, mi pare che abbia un nome. Si chiama simplexity, la semplicità delle cose complesse. Cosa fa il robot? Cioè, cosa fa la macchina? Intanto ha bisogno dei modelli, deve conoscere forza, spin, gravità, accelerazione di Coriolis, tutte le condizioni di contorno, calcola tutto, tutto, perfettamente. È talmente potente nel fare i calcoli che è velocissima. Noi, se dovessimo fare il calcolo esatto, ci metteremmo 1 ora. La macchina oggi è in grado di fare questi calcoli molto velocemente, poi prevede quali sono tutte le possibili traiettorie, dipendentemente da come io ho calciato, deve prevedere qual è la forza dell'uomo, il suo allungamento, tutte le sue caratteristiche, diciamo, fisiche, macina tutta questa cosa qui facendo dei calcoli variazionali che minimizzano il tempo, l'energia, eccetera, e probabilmente mentre fa questo la palla in porta. E comunque, anche se avesse preso la palla il portiere meccanico, avrebbe avuto bisogno di un computer che consuma 20 megawatt, più o meno quanto un quartiere di Trento o il centro di Trento. Allora, l'architettura che ha fatto madre natura, il buon Dio, poi ognuno pensa quello che vuole in materia, è stata concepita in questo modo. Noi abbiamo gruppi di neuroni in certe zone del cervello che sovraintendono
la capacità di riconoscere un oggetto, cioè di vedere un oggetto, e anche la capacità da parte della mano di afferrare, cioè sono neuroni sinergici che controllano il movimento, l'attuazione fisica, ma anche l'interpretazione di un'immagine. Ci sono altri gruppi di neuroni che controllano il movimento della lingua, che ci consente di parlare, ma anche la nostra capacità di capire il linguaggio. Queste sinergie, questa è la simplexity, no? La complessità semplice, sono sinergie che si sono sviluppate per risparmiare energia, per essere più rapidi, per essere intuitivi, per intuire, perché siccome io so come si prende, allora vedendo un film mi immagino che potrei prendere in quel modo. La macchina questa cosa non la può fare, la macchina è brute force. Allora è evidente che se faccio una partita di scacchi la macchina è più brava di me, perché quando si tratta solo di fare conti è più brava. Così come se faccio una partita di forza la ruspa è più forte di me. Ma quando si tratta di fare tutto insieme, allora lì il gioco è diverso, l'ecletticità, la sfericità dell'intelligenza biologica è inarrivabile. E questo è dove siamo oggi. Quindi, non Asimov, che è tanto carino, tanto bello, ma erano libri di fantascienza. Ecco, appunto, ho parlato male di Asimov, ovviamente qua, cioè, si è offeso, no? Cioè, Facebook che mi controlla ha letto che... Allora, quando smette di flickerare... Adesso questo non dipende da me, ma comunque l'equazione vera è che se voi prendete un computer e un motore, ecco, forse non si vede più, se prendete un'equazione e un motore fate qualcosa di molto inferiore a un umanoide, perché l'umanoide ha la capacità di avere dei sensi, ha la capacità comunque di ragionare un pochino. Tuttavia, se anche fate un umanoide molto 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 avanzato, questo sarà sempre molto molto inferiore ad un umano. Quindi Non c'è partita, non ci sta. Dopodiché dobbiamo chiederci che diavolo sono questi umanoidi, questi robot. Cioè, come facciamo allora ad avere un robot che sia utile? Perché poi voi volete una macchina che ci aiuti quando c'è qualche problema, c'è qualche pericolo, c'è una situazione pericolosa, o quando non c'è l'umano e serve qualcuno che ci sostituisce. E in quel caso il robot dovrebbe essere collegato al cloud. Allora qui è dove secondo me bisogna ragionare sui pericoli. Il robot alla fine non è altro che un super telefonino che è collegato con una rete wireless molto veloce ad un repositorio globale dell'intelligenza, tipo il cloud, dove ci sono tutte le app per fare l'uovo, per accendere la televisione, per tagliare l'erba in giardino, per montare l'automobile, quindi lì saranno tutte le intelligenze. Questo perché, ripeto, non riesco a mettere tutta l'intelligenza necessaria in un robottino, perché un robottino non può consumare 30 MW di potenza, può andare a 1000 watt al massimo. Allora io avrò questo cloud, milioni di robot che sono come dei telefonini, però in grado di fare movimento, quindi a differenza del mio telefonino, downloadano l'app e poi fanno di conseguenza quello che serve. E lì bisognerà stare molto attenti, perché il discorso diventa abbastanza serio. Se io ho queste macchine che sono tutte quante collegate al cloud, che sarà il repositorio globale dell'intelligenza, a quel punto hackerare una di queste macchine può diventare una questione molto seria, perché io sono in casa di tutti e posso fargli fare quello che voglio. Allora il problema però non è il pericolo del cloud, il pericolo del robot, il problema è l'educazione che ha l'essere umano nell'utilizzare queste tecnologie. E perdonatemi, questa cosa qui purtroppo l'abbiamo vista amaramente già negli ultimi anni, perché un Boeing 737 utilizzato male diventa un'arma di distruzione di massa alle Twin Towers, un cuscino utilizzato male diventa un'arma per soffocare una persona che dorme. Allora io non mi sono mai posto il problema del pericolo del cuscino, io mi devo porre il problema dell'utilizzatore del cuscino. In questo caso il discorso è molto delicato, perché queste macchine sono molto sofisticate, entrano nei gangli operativi della società, del sistema produttivo, nelle famiglie, negli ospedali, e quindi serve una società informata, servono delle regole, bisogna costruire un sistema. Accennavamo prima alla questione dell'autocoscienza. Dal suo discorso capisco che non è immaginabile che una macchina possa un giorno raggiungere un certo livello di autocoscienza, o meglio, se lo raggiungerà non sarà più un robot, sarà qualcos'altro. Allora, c'è una biochimica della vita che noi chiamiamo ormoni in generale, che ci fa essere allegri, depressi, sconsiderati, aggressivi, eccetera, che è un po' il limite della razza umana, no? La sua imprevedibilità, la sua arroganza, la sua irrazionalità, però anche la nostra grande forza, cioè la nostra creatività artistica, culturale, la nostra capacità sociale, dipende da questa stessa biochimica, no? Ecco, cose di questo genere non sono replicabili nelle macchine. Il nostro sistema biologico è pensato per reagire in certo modo ad uno stimolo biochimico. Quindi se io mi riempio di adrenalina perché mi sono spaventato, divento immediatamente più forte.
È diverso dire do un booster alla batteria che fa diventare più forti i motori del robot, perché quello ce l'ho anche nelle macchine, nel turbo, ma è un'altra cosa. Allora, tutto ciò che attiene alla sfera più emotiva, emozionale, irrazionale, incluso il concetto di coscienza e di autocoscienza, deve essere mediato nella biochimica, e purtroppo la biochimica si fa con i 6 atomi che vi ho detto prima, non con gli altri 50 che siamo per questi robot. Io posso inondare di dopamina ai CAD, lo arrugginisco, lo sto solo bagnando. Se io, diciamo, mi inondassi di dopamina, diventerei momentaneamente una specie di Superman, poi probabilmente avrei un infarto, ma diciamo così funziona il corpo umano, no? Per cui da questo punto di vista stiamo proprio parlando di cose che nel film di fantascienza vanno bene, ma nel film della vita sono abbastanza irrazionali, mentre è molto razionale il fatto di porsi il problema: quando ci saranno milioni di queste macchine in rete collegate al cloud? Oggi ci lamentiamo che, non so, ci hackerano i dati, che Facebook ci controlla le votazioni, insomma, sapete tutti, non è inutile che entriamo nei dettagli. Ecco, se questa cosa va a livello di macchine che entrano nell'attività quotidiana e operano, quindi accendono, spengono, mi possono anche toccare, allora chiaramente c'è bisogno di cautela, ma c'è bisogno soprattutto di un cittadino informato, no? Di una società consapevole. E comunque ci tranquillizza, il governo di tutto questo rimarrà sempre saldamente in mano all'umano. Sì, poi c'è il pulsante per accendere e spegnere, che la cosa che mi tranquillizza di più è quella, diciamo, la batteria si scarica, io spengo, insomma, da quel punto di vista vedo poco pericolo. Certo, non sottovalutiamo dove siamo arrivati comunque, perché adesso io non voglio dare una descrizione minimalista. Cioè, queste macchine fanno delle cose straordinarie. Io avevo dei filmati che volevo farvi vedere, giusto perché sennò sembra che vi porto qua della roba talmente primitiva che quasi non vale la pena di studiarla. Invece ci sono delle applicazioni che sono fenomenali. Adesso quello che vedrete qui sono proprio dei filmati rapidissimi, no? Questo è uno dei quadrupedi che vengono sviluppati proprio per operare in ambienti molto complessi dove non c'è mobilità. Guardate la reazione, questo è un sacco da 30 kg. Guardate se questo non sembra un animale vivo. Due passi laterali, un sistema di equilibrio identico a quello di un essere vivente, certo. Questa macchina dove è stata? Queste sono tutte macchine nostre, sono quelle che vi ho fatto vedere prima, è l'ecosistema di robot che abbiamo messo su. Vi faccio vedere un'altra cosa, per esempio questo qui è il centauro di cui vi ho parlato prima. Questo è assolutamente non evoluzionistico. Il motivo per cui stiamo sviluppando queste macchine è che ci sono state chieste per il nuclear decommissioning, sapete quelle cose un po' pericolose che si fanno in ambienti contaminati da radiazioni, e adesso stiamo parlando con le agenzie spaziali, perché ovviamente queste sono macchine che veramente potrebbero fare delle cose egregie in ambienti esterni. Guardate questa cosa che è parecchio interessante. Vedete qui dietro, ecco, no, non guardate un accidente, no, perché no. C'è sempre Asimov che ce l'ha con me, quindi... Ok, quello che vi avrei fatto vedere se fosse stato possibile, tanto poi ripartirà prima o poi, è che in realtà queste macchine sono tutt'altro che intelligenti, sono solo molto performanti. Io continuo, Allora, queste macchine non hanno bisogno di essere intelligenti. La vera sfida in questo caso è: io sono qui, al sicuro, e vesto dei guanti sensorizzati e ho sotto il sedere, scusate la franchezza, un sistema che vibra. La macchina si trova sulla Luna. Io vedo in un monoculare, diciamo, tipo realtà virtuale, ciò che la macchina vede, e opero nello spazio virtuale come se io fossi al posto della macchina. E quindi le faccio fare quello che voglio, muovendo le mie mani, lei fa quello che io sto facendo in un posto lontano. Sotto la sedia, diciamo, ho un sistema che mi riproduce, per esempio, le sollecitazioni che ho, diciamo, che avrei se io fossi proprio nel luogo dove si trova il robot. Quindi sto sostanzialmente teleoperando, ma sto ricevendo un feedback aptico fortissimo. È come se io fossi lì. Questa cosa la posso applicare per costruire una base spaziale in un posto dove non mando uomini, per lavorare in un posto pericoloso, pulire la tank di una nave, sostituire l'essere umano quando è pericoloso. Guardate, per esempio, questo è uno degli umanoidi, l'ultimissimo, questo è alto più o meno come me, 1,75 m, è una macchina che ha un payload, cioè una capacità di sollevare carichi di circa 15 kg per ogni braccio. Ecco, questo è stato pensato per sostanzialmente lavorare accanto a noi e fare quello che non vogliamo fare noi, no? Faticare. Un oggetto del genere, la versione precedente a questo, è stata da Matrice, nella zona del terremoto, entrava nelle case e raccoglieva tutte le immagini delle crepe, dell'inclinazione delle pareti, avendo ovviamente il personale della protezione civile fuori e il nostro personale anche, in modo da fare dei rilievi che fossero assolutamente sicuri per l'umano senza rischiare la pelle dei nostri. Vedo se Asimov me lo fa fare, volevo farvi vedere quello di prima.
Perché questa è proprio la simulazione. Non mi piace. Di... no, allora. Vabbè, ok. Allora, questa gli piace, pazienza. E comunque, in generale, quello che vi avrei fatto vedere in quello che non piace ad Asimov è che c'era uno dei nostri ricercatori che vestiva una suite, no? Questa specie di tuta sensorizzata, faceva i movimenti in un punto della stanza e in un altro punto il centauro rifaceva gli stessi movimenti, prendeva oggetti, spostava cose, eccetera. Ecco, questo è effettivamente un discorso che ha senso per aiutare l'essere umano. Questo è quello che è stato da Matrice, è una specie di Terminator. Onestamente, questo messo in casa non è proprio che sia, cioè, 1,90 m, una roba da 120 kg. Però, ecco, qui sta guidando la macchina. Allora, qui, questo è un rover elettrico. È stato l'unico robot europeo che è andato al DARPA americano a fare una competizione, fra cui c'era tra l'altro anche di guidare un'automobile. Vedete, questo è il suo manone, poi c'è un piede 57 che spinge sull'acceleratore, questo è il parcheggio dell'istituto. Abbiamo dovuto addirittura spostarlo un po' perché era troppo piccolo il rover. In una macchina normale questo qui ha difficoltà a entrare, per cui la nuova versione l'abbiamo fatta più piccola. Però vedete, ecco, il piedone che accelera, ecco, si vede che, diciamo, questo fa con tanto sforzo quello che un guidatore fa senza troppi problemi. A questo punto però apriamo una parentesi che riguarda proprio il tema del Festival d'Economia, ed è questo: se questo tipo di macchina prenderà piede, si svilupperà come è ipotizzabile farà, beh, il lavoro dell'autista chi lo farà più? Esatto. I robot ci ruberanno il lavoro? Lei come la vede? Questa è un'altra domanda centrale. Allora, la risposta, sfortunatamente, nel breve termine, l'impatto di una certa robotica sulla forza lavoro sarà sicuramente a saldo negativo, perché dalle previsioni dell'Economic World Forum dei prossimi anni è chiaro che molti lavori di routine, sia manuale che cognitiva, rischiano di essere rimpiazzati da macchine automatiche, e questo è un fatto. Nel breve termine ce lo dobbiamo aspettare. A questo punto uno potrebbe dire, vabbè, però si creeranno altri lavori, per esempio chi educherà i robot, chi lo riparerà, cioè ci sono infinite nuove professioni che verranno fuori, che addirittura noi adesso ancora non conosciamo. 20 anni fa fare il webmaster sarebbe stata una roba abbastanza, ovvero una radio DAB sarebbe stata una roba abbastanza strana da pensare, no, oggi è la norma. Il problema però è questo, che negli ultimi 200 anni ci sono state rivoluzioni tecnologiche importanti che però si sono sviluppate nell'arco di diverse generazioni, hanno avuto 20, 30, 40 anni per prendere piede, e in questo periodo la società si è adattata, l'innovazione è stata metabolizzata, persino il sistema scolastico un po' si è adeguato, e quindi il cittadino normalmente è stato messo in grado di usufruire di queste tecnologie senza pagare uno scotto troppo forte. E in generale, se si perdeva il posto del contadino, lo si trasformava in magazziniere, e quindi più o meno c'era un saldo controllato. In tempi recentissimi questi sviluppi sono diventati troppo veloci, quindi lo sviluppo delle tecnologie non è più intergenerazionale, è diventato intragenerazionale. Fra me e i miei 3 figli di 24, 20 e 10 anni ci sono 5-6 generazioni di tecnologia, per cui mio figlio grande era ancora tastiera, il piccolo è touchscreen. È cambiato dalla resistenza a un condensatore, tutto qua, però è cambiato tutto. E se penso che siamo la stessa famiglia, io sono un dinosauro che quando ho studiato non c'erano i computer, o perlomeno c'erano i mainframe. Ecco, allora è ovvio che riconvertire il lavoratore, aggiornare il cittadino, richiede non certo un modello scolastico che a 18 anni si finisce e poi dopo per tutta la vita campiamo di rendita. Richiederebbe una società informata, un patto pubblico-privato molto forte per investire sul lavoratore. Cioè, è evidente che questa cosa qui è un'emergenza che dobbiamo affrontare, che fra breve si porrà. Nel frattempo usciranno nuovi lavori, ma ad una velocità tale che io non posso dire al contadino che è diventato magazziniere, ok, adesso vai a fare il programmatore in coding, perché insomma l'upskill, no, l'aumento di conoscenza necessario è ingestibile. E comunque la questione investe in pieno la politica. Ieri su questo palco Richard Freeman ha teorizzato l'ipotesi di diffondere la proprietà dei robot, delle macchine, in modo che non sia concentrata in poche mani, o meglio di suddividere le rendite delle aziende, delle grandi aziende che utilizzano queste macchine fra i lavoratori. Ma questa, diciamo,
fa. Questo è un altro capitolo. Diciamo, io tasserei il profitto sicuramente e dividerei più equamente i dividendi con i lavoratori, come si fanno in certi modelli internazionali consolidati, indipendentemente dai robot. Se i robot aumentano il modello, la produzione, quindi diciamo il PIL, fanno star bene le aziende, i lavoratori devono poter usufruire dei vantaggi, la società deve crescere e ovviamente il profitto va tassato come si è sempre fatto. Ma non è una specificità del robot, è un sistema produttivo ottimizzato. Io credo che il robot non vada pensato solo come macchina da PIL. Si può fare PIL anche in un altro modo, utilizzando queste macchine più che per aumentare la produzione 24/24/7/7, casomai per abbassare l'impronta idrica, l'impronta di carbonio, l'impronta energetica e quindi rendere la produzione e la manifattura più sostenibile, che anche questo aumenta il PIL, sia pure su tempi diversi. Cioè è una sfida molteplice. È una sfida molteplice ed è urgente riflettere in modo approfondito esatto. Senza catastrofismi e senza ottimismo sfrenato, perché se no parliamo d'altro. E questo è l'obiettivo del Festival Economia quest'anno. Mi dovete però, adesso diciamo, vorrei dirvi la cosa in cui personalmente noi crediamo di più. Tutta questa roba che stiamo facendo, un giorno ce l'avremo nelle case, probabilmente fra una o due decadi ognuno avrà il robotino personale e lo utilizzerà come diavolo gli pare. Speriamo che ci sia un sistema regolatorio, un sistema di leggi, ci sia tutto a posto per poter essere una società consapevole e con buona dimestichezza della tecnologia utile. Però oggi questa roba aiuta gli esseri umani, quelli più sfortunati, ed è una cosa che la gente si ostina a non voler considerare. Dopo che uno spende 12-13 anni a insegnare al robot a muoversi come ci muoviamo noi, perché ora oggi qui non l'abbiamo potuto fare, però insomma iCab dal punto di vista biomeccanico, oltre che dal punto di vista intellettuale, è una macchina eccezionale. Adesso vedrete, siamo a livelli di tortura infantile qua. Qui vedrete cosa gli facciamo fare, cosa gli fanno fare i ragazzi che l'hanno costruito. Queste sono caratteristiche dal punto di vista atletico, che sfido chiunque di voi venire al palco e farlo, ma non tanto questo, perché questo forse ci riuscite, è quando il sadico che sta in piedi dietro ai cab, che vedete a un certo punto si abbassa, si chiama Daniele se lo volete, e comincia a torturarlo per cercare di mantenere il robot in piedi. Ecco, allora uno dice, ma perché fate questo? Perché sprecate 10-15 anni a insegnare a quell'affarino lì a muoversi come se fosse Roberto Bolle o un karateka o Karate Kid? Ecco, fate un po' di questa cosa qua, tra l'altro con la pazienza di non dargli un calcio nei denti, perché insomma, era già in posizione, no? Allora, questo perché dopo aver fatto tutto questo lavoro, il robot la cortesia la restituisce. Cioè, quello che non possiamo fare con l'umano lo facciamo con il robot, lo smontiamo e prendiamo tutte le sue componenti con questa biomeccanica sofisticatissima e la utilizziamo per reinsegnare a persone che hanno perso la mobilità dei movimenti che in realtà dovrebbero essere movimenti spontanei. Quello che noi chiamiamo riabilitazione robotica, che ha un impatto enorme perché si va dal bambino autistico all'anziano, alla persona che ha avuto un incidente, allo sportivo, alla neurodegenerazione, alla neurolesione. Queste sono macchine che fanno delle cose fantastiche perché sono in grado di riabilitare il paziente molto più rapidamente e molto più precisamente di come facciamo noi. Non sostituiscono il fisioterapista, prima che mi dite ah perdiamo i posti, no, perché il fisioterapista imposta. La macchina ha una capacità di misura molto più sofisticata dell'essere umano, no? Tra l'altro evita anche la truffa assicurativa, perché dopo che una di queste macchine mi ha riabilitato, io non posso dire mi continua a far male il collo, perché la macchina mi misura una serie di parametri non ambigui. Ecco, allora guardate, fatevi, non ci si può scappare. Guardate cosa si può fare con queste macchine. Questa è la mano di iCab, quella che vedete lì. Solo che quella che vedete lì c'ha una ventina di motori, altrettante schede di controllo, eccetera, costa un botto di soldi, si scassa ogni 2x3, ci vogliono 4 persone nascoste lì che stanno ridendo perché sono sterilizzate che si rompa. La mano che vedete qua c'ha 2 motori, una fa girare il polso e l'altro con un sistema di tendini sinergici fa l'85% delle prese umane, un solo motore, con una batteria da 9 watt di potenza. Queste mani sono delle protesi, adesso vengono co-sviluppate con i pazienti. Qui vedete uno dei nostri pazienti, facciamo queste cose con l'INAIL, siamo ormai in quasi tutti gli ospedali in Italia e fuori, e vedete ci sono dei particolari sensori che registrano le contrazioni e le contrazioni del moncherino, vengono fatte delle protesi proprio specifiche per l'essere umano, quindi dedicate a quel paziente, personalizzato, e quello che viene fuori, adesso lo vedrete qua, è un qualcosa di
assolutamente toccante, non è solo tecnologia, secondo me questo. Credo che solo questo da solo valga l'investimento in robotica. Questo è lo stesso paziente di prima con la sua mano personalizzata. Non vi chiedo qual è quella falsa. Probabilmente con un po' di attenzione ci arrivate da soli, però l'effetto, come notate, è particolarmente impressionante. Questa mano costa 11.000 euro. Il Servizio Sanitario Nazionale copre, se non sbaglio, sino a 6 o 7.000. Si tratta, per una persona che ha perso la mano, di un investimento tutto sommato dell'ordine di qualche migliaio di euro, tutto sommato sostenibile. Non è una mano di elite, questa è tecnologia per tutti. Non è una mano da 50.000 euro per i testimonial televisivi. Questa è una cosa che è pensata per tutti quanti. Allora, guardate, cioè, pensate che con la protesi sta usando lo spray, no? Adesso vedrete, sempre con la protesi, prende io non posso dire i nomi, insomma, il rotolo di carta, se non faccio pubblicità. Ecco, vedete anche, dal punto di vista dell'esistenza, il vantaggio di una protesi di questo genere è che poi il paziente se la sfila come se fosse un guanto, si va a fare la doccia e poi se la rinfila, perché è personalizzata. E ha la durata di quasi un'intera giornata dal punto di vista della batteria, quindi si ricarica normalmente come un telefonino. Ecco, guardate, adesso lui piazza il foglio, grazie alla pronazione del polso riesce poi a fare quello che facciamo noi. Come si fa questa tecnologia? Si va a parlare con i pazienti. È esattamente l'opposto di quello che fa il marketing. Noi ci convincono che se non abbiamo il telefonino che ha 1 miliardo di funzioni siamo dei dinosauri e tutti lì a cambiare telefonino ogni 6 mesi. Poi in realtà non le usiamo. Facciamo sempre le stesse cose. Noi abbiamo fatto esattamente l'opposto. Siamo andati dai pazienti, quindi dai medici, con un approccio completamente diverso. Uno come me, che dal medico non ci va, a meno che non stia male, è andato dal medico e ha detto: senti un po', ma quello lì che cosa dovrebbe fare per essere utile al paziente? E abbiamo scoperto, parlando con i pazienti, che la risposta non era fare braccio di ferro, era, numero uno, andare a fare soldi al bancomat. Però se ci pensate, l'autonomia è quella. Allora, fare soldi al bancomat sono due movimenti, questo e ce l'avevamo già, e l'altro era questo. Perché se io sono al bancomat, o mi metto in verticale e infilo con la mano dritta, oppure devo girare il polso. E quindi il grosso dell'ingegnerizzazione è stato di girare il polso con un sistema semplice che poi con due contatti potesse fare tutto quanto. Allo stesso modo esoscheletri per le gambe, non vi annoio, è tutto così. Allora, questa robotica c'è anche un fondo etico alla base, perché è centrata sull'essere umano. E finché questo è lo scopo, cioè di andare dove è pericoloso per noi, di sostituire le parti che non funzionano, di riabilitare, di supportare l'essere umano, ecco, francamente io grandi timori non ho nemmeno intenzione di, come dire, di supportarli, dipende dal target. Ne abbiamo accennato prima, però ci sono delle scelte etiche che macchine molto sofisticate debbono fare. Il classico esempio è quello dell'automobile a guida autonoma. Ecco, io vorrei sapere lei come la pensa, e le vorrei chiedere subito, lei salirebbe a cuor leggero su un'automobile a guida autonoma? Allora, io normalmente volo molto e ogni volta che atterro, atterro con un aereo che atterra da solo. Non so se vi siete mai resi conto che ogni volta che prendete un intercontinentale atterrate, non è che il pilota guida, l'aereo fa tutto da solo. Francamente non è ancora successo. Sì, non trovo molto, cioè, i treni ormai sono a controllo numerico, sì, c'è il pilota sempre di backup, però insomma non mi preoccupa questo, la tecnologia è ben oltre questo, è ben oltre. Metto sul piano invece altre due considerazioni. La prima è che a me piace guidare, e quindi io non sarei disposto a mettere 50.000 euro, quello che è, per comprarmi un uovo in cui io faccio il tuorlo e mi faccio portare. Voglio la macchina, la guido, quando c'ho voglia la guido. Dopodiché può succedere che se vado a lavorare e devo lavorare in macchina, mi serve avere un assistente che la guida. Però io mi riferisco al fatto che se siamo tutto sommato pronti ad accettare l'errore umano alla guida, e di fatto lo siamo perché ogni giorno accadono purtroppo migliaia di incidenti stradali mortali dovuti ad errori umani, non siamo, almeno mi pare, non siamo ancora in grado di accettare un incidente mortale causato dall'errore di una macchina. Sì, in un sistema però anomalo, perché attualmente quello che sta succedendo è che noi facciamo coesistere in un sistema di macchina a guida umana alcune macchine a guida autonoma, e questo secondo me ha dei margini di imponderabilità molto elevati. Lo scenario in realtà verso cui si dovrebbe andare è un sistema omogeneo in cui ci sono solo macchine a guida autonoma. Io prendo due quartieri e dico: qui entrano solo macchine a guida autonoma.
In questo caso, diciamo, la percentuale di incidenti sarebbe oggettivamente, se non zero, diciamo, migliore di quella degli incidenti aerei. Il punto è che finché noi pretendiamo di avere un sistema totalmente autonomo, un sistema guidato da umani, che coesistano nello stesso spazio, e questo vale non solo per l'automobile, vale anche per il rapporto umano-umanoide in mezzo alla strada, non ci sono termini regolatori, termini legali, tecnologie, metodologie per fare in modo che questi due sistemi convivano insieme. Dobbiamo convincerci che sono due specie diverse. Allora, o noi strutturiamo tutta la nostra società in modo tale da gestire la coesistenza di queste due specie, oppure chiaramente ci saranno dei problemi. E quindi questo è il vero punto da discutere. Se io vi dicessi che sono atterrati gli alieni sul pianeta Terra, dobbiamo fare dei termini regolatori, un impianto che ci consenta di vivere noi con gli alieni, e noi gli alieni siamo diversi, ecco, sarebbe uguale. Vale per il codice della strada, vale in maniera molto più complessa per il codice delle macchine intelligenti. Detto questo, queste macchine sono talmente brocche che noi possiamo fare questo esercizio di fare dei codici di coesistenza, ma al momento siamo lontani anni luce da qualunque cosa di, anche solo paragonabile alla coesistenza. La macchina guida autonoma, il problema della macchina guida autonoma è i sensori che eventualmente non funzionano, il camion bianco che passava di fronte a una curva e dietro il cielo quel giorno era bianco, per cui bianco su bianco non si distingueva, ma questo è dovuto al fatto che mai e poi mai sarebbe stato bianco il camion guidato all'uomo se fosse stato un sistema tutto quanto autonomo. Insomma, è una fase di sperimentazione, gli errori avvengono, ce n'è stato uno tra l'altro 2 o 3 giorni fa, un ennesimo. Credo sia molto complesso fare questa sperimentazione perché la gente ci rimette la pelle, però non dimentichiamoci che gli aeroplani appunto già atterrano da soli. Ma dove atterrano da soli? In un posto dove possono starci solo gli aerei, e uno alla volta. Quindi noi le regole le abbiamo fatte per i sistemi autonomi, con le automobili sarà più complicato. Ecco, mentre il professor Cingolani termina la sua esposizione, sì, vi invito a raccogliere qualche idea e a preparare qualche domanda che magari poi raccoglieremo fra il pubblico, se ne avete piacere. Ma io non vorrei trasformarlo in un evento accademico che è proprio contro la mia natura, cioè volevo solo farvi vedere qualcosa, da un lato di evocativo e dall'altro dirvi anche un po' i dubbi di chi un po' in questo mondo è costretto a viverci. Probabilmente è bene parlarne, sono sicuro che ci possono essere delle domande anche provocatorie, vediamo, sentiamo queste, perché io poi posso farvi vedere altri esempi, ma non è nemmeno quello lo scopo, insomma. Ecco, non so se c'è qualcuno che vuole alzare la mano, che ha qualche questione da porre. Prego. Buonasera. Io, come qualcuno può vedere, sono un disabile motorio in carrozzina. Faccio un tifo sfrenato per lei e per questa tecnologia. I motivi sono ovvi, almeno da parte nostra, perché pensate a una acquisizione di autonomia, pensate a una... diciamo, ha un'ulteriore capacità di rimettersi in pista. Queste macchine ho già visto all'ospedale di Montecatone, quindi conosco il meccanismo, conosco abbastanza, lavoro nel campo della disabilità. E quindi pensate, lo dico alla gente che ci segue, pensate a un non udente che attraverso una tecnologia riesce a sentire, pensate a un non vedente che attraverso un'applicazione riesce a essere autonomo nelle piazze e nelle strade. Quindi la tecnologia è veramente tantissimo per noi disabili. La domanda che vorrei fare al dottor Cingolani è questa: a parte la questione dei costi, che abbiamo parlato ieri col dottor Boeri, vedremo come si sviluppa questa storia dei costi eccessivi che hanno queste macchine, perché ovviamente siamo nei prototipi, però noi abbiamo riscontrato che ci sono dei problemi psicologici da parte dei pazienti. Per esempio, noi abbiamo delle persone amputate alle braccia, alle mani, che rifiutano queste, pur avendo la possibilità di averle. Ecco, come pensate voi di affrontare questo discorso paziente-macchina? Grazie. Grazie a lei. Intanto confermo che proprio la nostra vocazione è di un programma che è umanocentrico. Cioè, noi francamente tutto quello che avete visto lo facciamo perché pensiamo come queste macchine possano toglierci dai guai o migliorarci l'esistenza. È l'unica vera motivazione che c'è alla base del nostro piano, e quindi è evidente che la prima cosa da fare è chiedere all'utente di cosa hai bisogno. Vale per il paziente, ma vale anche per quello che lavora in acciaieria o per il nuclear decommissioning, per il quadrupede, per il centauro. È sempre lo stesso approccio. Ora, nel caso del paziente c'è un problema molto complesso di psicologia del paziente. Ne abbiamo trovati di assolutamente innovativi, entusiasti, esploratori,
addirittura gli devi mettere il freno, perché se fosse per loro cambierebbero ogni due giorni la tipologia di tecnologia e noi non riusciamo a stargli dietro. E devo dire che questi sono i power users. Quel signore che avete visto con la mano è di fatto uno scienziato ormai. Probabilmente ha dato più contributo lui a quell'ingegnerizzazione di tutti i nostri ricercatori, perché sapeva esattamente il fulcro dove si doveva colpire, diciamo. Ci sono pazienti che effettivamente hanno una scarsa confidenza con questo sistema esterno. Ora, devo dire però che mentre c'è una comprovata letteratura sul fatto di trapianti, no, per esempio da cadavere, insomma, sono delle situazioni abbastanza pesanti in cui il paziente non ha resistito a vedere una mano non sua viva, che era stata ricostruita o cose di questo tipo, sulla protesi fatta su misura, finché questo manufatto è A, chiaramente un manufatto, sia pure con un mock-up estetico bello, però se io levo il guanto è un manufatto, quindi non c'è dubbio che non è mio. E quando finché io posso togliermelo facilmente, questa è stata una delle cose che è emersa con più forza, il fatto di non avere la sensazione che sia una cosa irreversibile come protesi o come sistema ausiliario. Per esempio, il nostro esoscheletro, quello che vi ho fatto vedere prima, rispetto alla concorrenza internazionale, ha un vantaggio unico: è stato progettato per essere vestito e svestito da solo dal paziente. Mentre normalmente, se prendi il ReWalk, sai, quelli lì israeliani, quelli che sono anche commerciali, sono delle macchine potentissime, molto sofisticate, però hai bisogno dell'assistente. E hai un po' quest'idea che ti stai vestendo da astronauta per andare, che so, per avere mobilità per andare in bagno. E questa cosa ovviamente ha un impatto psicologico comunque di dipendenza. Il fatto di dare un oggetto leggero che pesa una dozzina di chili, unica misura che io poi me la adatto a mio piacimento, con tre velcri, io la posso mettere in sedia a rotelle o stando sul letto, è una cosa che tende ad avvicinare la tecnologia perché è più fruibile. È chiaro che il meccanismo psicologico del paziente è primario ed è l'elemento essenziale, e noi su quello facciamo quello che possiamo, ma più di chiedere più che cercare di fare una cosa su misura non possiamo. Per quello è importante avere il clinico, avere il paziente, avere tutti gli scienziati intorno allo stesso tavolo, perché sennò questa tecnologia, se uno pretende di farla top down, io non ti posso dire questa è la tecnologia che ti risolve il problema, perché il problema primo ce l'hai tu e secondo tu lo conosci meglio di me. Quindi noi dobbiamo avere l'umiltà di stare a sentire e di cercare tra le soluzioni, e non sempre è possibile, però ci proviamo. Buonasera, io ero a novembre a Genova Smart Week. Lei ha detto una cosa fondamentale, che le avanguardie che hanno la conoscenza di quello che sta avvenendo devono fare volontariato nei propri quartieri, perché il problema è affrontare in maniera sistemica il processo di alfabetizzazione, che a un certo punto ci fa vedere le opportunità e non i rischi, perché questo va fatto in maniera sistemica. Allora il problema è, noi, le avanguardie culturali del paese devono andare a fare volontariato nel proprio quartiere, ma l'approccio deve essere sistemico, per cui io devo irradiare di queste nuove culture tutto l'Italia, o comunque e la mancanza di conoscenza rispetto a questo è proprio risposte semplici ma sbagliate, rispetto all'altra freccia che va in là, risposte complesse ma giuste. Grazie. Grazie a lei. Aggiungo come ulteriore commento che ho avuto la fortuna per un periodo della mia vita di vivere in Giappone, e presentavano ai bambini di 6 anni i cartoni animati, che con la scusa del cartone animato spiegavano come reagire in caso di terremoto. Ho sempre trovato questo atteggiamento soprattutto del Giappone, che è un popolo altamente tecnologico, particolarmente colto dal punto di vista della società consapevole, perché vedendo un cartone animato il bambino intanto iniziava a metabolizzare delle scelte comportamentali legate alle tecnologie antisismiche, eccetera. Allo stesso modo il Giappone tirò fuori, vi ricordate il Tamagotchi, quel giochino che se uno si dimenticava di dargli da mangiare moriva, cioè in realtà non moriva niente perché non era organico, era un giochino digitale in cui se io mi dimenticavo a una certa ora di dire mangia, lui si scaricava e si spegneva. La ratio sociale di questo videogioco, che risale a 15 anni fa, era cominciare a educare le nuove generazioni che l'elettronica un giorno potrebbe non essere elettronica ma potrebbe essere biologica, cioè che io potrò avere un giorno un telefonino, un'appliance domestica che invece di essere alimentata a corrente è alimentata a zuccheri, esattamente come un corpo umano. La differenza sarà che se mi dimenticherò di caricarla, come faccio col cellulare, il cellulare non fa niente, lo carico il giorno dopo, l'appliance elettronica di tipo biologico che va a zuccheri muore come una pianta.
Allora si cominciava 20 anni prima, nell'ipotesi che questa tecnologia un giorno dovesse diventare vera, a insegnare alle nuove generazioni che forse un giorno dovrai ricordarti di alimentare la tua elettronica perché questa sarà viva. Ok, forse è un po' esagerato, però c'è un'attenzione alla disseminazione ed è molto importante che questa cosa passi attraverso ovviamente le scuole, noi che sviluppiamo tecnologia, che dobbiamo avere la pazienza ma anche la capacità di raccontare le cose come stanno, perché io non vi sono venuto a dire ah il mio robot è il più figo del mondo, siamo i più bravi, io vi sono venuto a dire guardate è primitivo, facciamo quello che possiamo e cerchiamo di capire dove serve, però vi ho anche detto la fantascienza lasciatela dov'è, è corretto parlare di potenziali pericoli. Su questa discussione bisognerebbe innestare quel famoso discorso di pubblico e privato che collaborano, perché le aziende, il pubblico eccetera devono investire sui lavoratori che anche a 50-60 anni devono sapere che queste tecnologie impattano anche il loro lavoro. Ma questo è un modello di società, il problema è chi si sta chiedendo che società vogliamo nel 2060, questo è il problema e io spero che questo prima o poi succeda. Grazie. C'è il signore in seconda fila e poi la signora in prima fila. Buon pomeriggio. Intanto la ringrazio per quello che ci ha detto finora. Non so quanto c'entri strettamente con la robotica, però il suo discorso mi ha sollecitato in questo senso. Ci vuole spiegare con la stessa competenza e semplicità con cui ha fatto finora le potenzialità di quello che viene chiamato il cervello aumentato, perché dal suo discorso si evince che il nostro cervello, frutto dell'evoluzione di 3 miliardi di anni, è qualcosa di assolutamente perfetto, intendiamoci, molto avanzato, ecco, ci siamo sì, capiti, sì. Ecco. Ora aumentare il nostro cervello nel senso che poi lei ci spiegherà ci aiuta a diminuire le difficoltà, i problemi a cui lei accennava, ci aiuta a migliorare la qualità della nostra vita, che sono i due obiettivi da un punto di vista etico con cui voi lavorate. Questa è la prima domanda. La seconda viene di conseguenza. Ho sentito un suo collega, di cui non ricordo il nome, preconizzare che nel 2020 i 100 miliardi di sinapsi, 100 miliardi di sinapsi. Quanti? 100.000 miliardi di sinapsi. 100.000 miliardi. 100.000 miliardi di sinapsi del nostro cervello potranno essere, come dire, delocalizzate fuori dalla nostra testa in un sistema informatico, in un sistema, insomma, tecnologico. È una fake news? Oppure c'è qualche possibilità che parti del nostro cervello possano essere delocalizzate fuori? E che utilità potrebbe avere delocalizzarle fuori? Ok, la ringrazio. La domanda. Grazie. Le due domande sono molto sfidanti. Parto con la prima e poi arrivo alla seconda. Dunque, l'augmented brain, diciamo, sul cervello aumentato. Allora, mettiamola giù in questo modo. Parliamo di un cervello di valore medio, d'accordo? Perché in natura è consolidato che esistano delle forme di intelligenza a delta talmente sviluppate, talmente eccezionali. Poi casomai uno è un autistico su tutto il resto, ma ci sono delle cose pazzescamente avanzate di alcune persone che sono esistite, che esisteranno, e quelle sono singolarità. Quindi io parlo di una persona normale. È chiaro che i modelli educativi consolidati, se io comparo quelli del Far East con i nostri, il fatto di avere un'intelligenza ideogrammatica, io sono cresciuto in Cina, sono cresciuto in Corea, per me la rappresentazione del mondo è fatta a immagini, a ideogrammi. Non studio 21 elementi o 28, quello che è, che costituiscono le parole alfabetiche e sviluppo la mia, per esempio, capacità di comunicazione in questo modo. No, io ho 7500 simboli da imparare a memoria e le loro combinazioni logiche mi fanno i costrutti. Elettrone,
in giapponese è elettricità e bambino, sono due simboli attaccati e questo è l'elettrone. Se io dicessi elettricità bambina, voi non capireste elettrone in italiano, no? Perché sono alfabetico, non sono ideogrammatico. Questo genera dei meccanismi di apprendimento e di cognizione completamente diversi. Le scuole di quei posti sono diverse dalle nostre, il nostro approccio è di un tipo, in America e in Svezia è problem solving, nel Far East è un po' brute force, estremamente mnemonico, ma è molto, molto diciamo avanzato, poi alla fine dei risultati basta vedere i test PISA come vanno. Allora, qual è la morale di questa cosa qua? Che noi da quando nasciamo siamo delle macchine d'apprendimento. Il modello di apprendimento dipende dal linguaggio, dal contesto, per esempio se cresco in una famiglia, in un ambiente stimolante o se cresco come un bruto nella savana, dipende. Allora, l'estrapolazione ultima di questo discorso potrebbe essere un umano che ha un tatuaggio nel collo che funziona da modem, ok? E quindi è connesso 24 ore su 24 alla rete. Questo umano deve solo pensare e gli viene Wikipedia davanti, quindi sa tutto. Dal punto di vista dell'erudizione, delle informazioni, non ha bisogno di andare a scuola. I 13 anni di scuola che noi facciamo, che più o meno ci servono a ricordare la matematica fondamentale, la scoperta dell'America, le nozioni su cui poi noi basiamo tutto il resto che svilupperemo nella vita, non mi serve perché io sono connesso al cloud biologicamente, no? C'ho la presa e sono wireless connected. Allora, questo umano qui è realmente più potente di noi? Dal punto di vista dell'erudizione, certo, perché questo sa tutto in tempo reale, io devo andarla a vedere e me lo devo ricordare. Come potrebbe diventare veramente più potente di noi? Se utilizzasse tutto il suo tempo, invece che a memorizzare, visto che sa tutto, a fare i link, cioè a costruire le relazioni fra le informazioni, cioè a fare il filosofo, ad essere un umanista, il più sopraffino e raffinato avanzato umanista che l'umanità possa aver mai pensato, perché ha un database di informazioni residente accessibile in tempo reale. Questo sarebbe un cervello ineguagliabile. Allora, siccome io ho fatto uno scenario fantascientifico, no? Potrei scriverci un libro di fantascienza, ovviamente non ce l'ho il modem, non ci sarà mai, non sarebbe etico per tante ragioni, però un modello educativo in cui si favorisce la capacità di fare i link, di trovare le relazioni fra le informazioni, a spese della memorizzazione che invece può essere utilizzata avendo un hard disk ad accesso diretto, in fondo se io avessi il 5G e in qualunque posto nel mio telefonino potessi in 0,1 secondi accedere all'informazione che ho, non sarebbe molto diverso da avere il modem senza essere invaso, avrei accesso a tutte le informazioni e potrei dedicare la mia vita a filosofeggiare, cioè a creare le correlazioni. Sarei una persona estremamente intelligente, non sarei Leonardo, non sarei Caravaggio, perché quelle sono delle punte biologiche particolari, ma sarei mediamente super intelligente. Questo secondo me è uno scenario a cui stiamo andando incontro. Il fatto di downloadare la memoria, è la seconda domanda, e i ricordi di una persona, i suoi pensieri, è un fatto di brute force. Ammesso e non concesso che io possa digitalizzare tutto quello che so, io ho 56 anni, tutto quello che ho visto nella mia vita, miliardi di oggetti, centinaia di migliaia di persone, le mie esperienze eccetera, ammesso che io le possa digitalizzare, mi servirebbe uno storage da ma non lo so, direi qualche terabyte, e la mia memoria sarebbe contenuta lì. Il problema è come digitalizzo, cioè come estraggo il dato, perché non ho la presa USB, ma è quello che dicevo prima, il giorno che avrò il modem ci avrò anche la presa USB, downloaderò tutte le mie, i miei pensieri, i miei ricordi, li digitalizzerò e li metterò su un hard disk. A che serve? È un'eredità. I miei nipoti potranno accedere ai miei pensieri, ai miei ricordi, vedranno la faccia di mia mamma, la faccia di mio nonno, perché potranno essere digitalizzate queste cose. Io la vedo in questo modo, è una memoria più affettiva, familiare che altro, perché poi tutto il resto può essere fatto meglio dopo. Ecco, siamo in chiusura, l'ultima domanda. Rapidamente, tre domande e provocazioni. Primo, telegrafica. Primo, secondo lei, proiettando tutto quello che di assolutamente interessante e eccezionale ha detto, tra un secolo, nel rapporto pensiero e azione, potremmo pensare che robot o robot nello sviluppo dell'intelligenza artificiale possa diventare azione l'essere umano pensiero? Secondo, si è parlato di macchine automatiche, delle automobili, e quando io, parlando con amici,
ho evidenziato il limite perché una persona o due erano stati investiti. Bella risposta. Beh, dice, hanno attraversato la strada, ma grazie. Allora la macchina non doveva essere messa in strada, perché il nostro limite di esseri umani è proprio quello che non abbiamo tante volte l'immediatezza, e quindi molto limitata anche la robotizzazione, almeno di queste epoche. Terza e ultima: nel tempo libero un'azienda agricola della famiglia di mio fratello mi capita di andarci per rigenerarmi. Beh, lei mi permette di dire che il quadrupede che abbiamo visto mi richiama. O i puledri rapidissimi o certi terribili scarafaggi che si arrampicano su per le cortine. Però ne hanno 8 di zampe di scarafaggi. Grazie. Allora, le rispondo subito. La prima domanda: fra 100 anni avremo una congrua colonia di umani in qualche altro pianeta, quasi sicuramente, e le macchine, i robot verranno utilizzati prevalentemente per fare tutto quello che è pericoloso ed è ingrato, che noi non vogliamo fare, e saranno tecnologie consolidate, vecchie, e probabilmente ci sarà molto altro di più, di natura più biologica che elettronica. Quindi credo che i prossimi 100 anni vedono delle sfide davanti talmente complesse che intanto bisogna arrivarci, ok? Quindi penso che molti andranno via. Sulla seconda domanda, un'automobile perfetta in condizioni ideali, tutto ideale, a 100 km orari, anzi facciamo a 50 km orari, deve riuscire a fermare in circa 32 metri. Questa è fisica, non è dato l'attrito, le gomme, la velocità, tutto ideale, 50 km orari, 32 metri per fermarsi. Se però c'è un umano che decide di suicidarsi e a 16 metri di distanza dal muso decide di attraversare, la macchina autonoma non può far meglio della fisica e quindi ammazza l'umano. Allora il problema è il suicida, non è la macchina. E lì c'è poco da fare. Quindi è come al solito, è l'ignoranza, l'imprevedibilità, l'irrazionalità o quello che è, ma l'errore umano non è della macchina, perché comunque la macchina non va oltre la fisica. Per quanto riguarda la sua azienda agricola, la prima applicazione del quadrupede che ha visto, io non ve l'ho detto, è in agricoltura di precisione. Queste macchine vengono sviluppate, adesso le stiamo testando, iniziamo a testare con la Cattolica a Piacenza, in una serra particolare, perché camminano 24-24, 7-7 nei campi, avendo le zampette non schiacciano le piante. Hanno la visione e l'intelligenza artificiale per riconoscere la pianta malata e irrorano di pesticida, fungicida, quel che l'è, solo la pianta malata, evitando quelle irrorazioni fatte con quei braccioni che vanno chilometri quadrati di pesticidi che poi noi ce li mangiamo. Questa si chiama agricoltura di precisione. L'intelligenza artificiale riconosce la pianta malata e cura solo quella, proprio come la medicina di precisione, in cui la medicina, grazie anche ai robot, viene sviluppata per curare l'individuo, lui con il suo patrimonio genetico, e non la signorina che è accanto a lei, che per quanto simile ha un patrimonio genetico diverso. È tecnologia di precisione. Professor Cigolani, prima di salutarci ci dia due consigli: uno su un film da vedere, un altro su un libro, su un romanzo da leggere. O meglio, quali sono il suo film preferito e il suo romanzo preferito che parlano di robot? No, romanzi di robot francamente non ne leggo, sono così stufo di vederli in laboratorio che quando sono a casa faccio altro. Allora, la cosa più bella che ho letto recentemente è stato il libro di memoria di colui che ha fondato lo Stato di Singapore, che con tutte le sue contraddizioni, di cui insomma è noto che lì se fumi qualcosa che non devi fumare ti mettono in galera e buttano la chiave, quindi diciamo quanto a diritti umani non è che sia proprio il massimo, però c'è una visione. È stata una persona che si è chiesta come doveva essere il suo popolo dopo 50 anni, che è un po' la domanda che vi facevo prima nel mio intervento. Ha previsto che avrebbero cominciato a riempire sacche di mare per aumentare il territorio, che a nord era chiuso dalla Malesia. Ha previsto che doveva esserci un livello di acculturazione altissimo. Ecco, è interessante, perché si può non essere d'accordo su molte cose, ma il padre di una piccola nazione che 30 anni fa ha detto ai miei nipoti vorrei consegnare come eredità questo paese, ecco, è una bella lettura, soprattutto per la cosiddetta long term vision. Poi non entro nel merito di altre cose che prescindono. Come film, rimanendo in casa di robot, perché mio figlio piccolo mi porta dei film di robot, quello che mi è piaciuto di più è Pacific Rim,
sono questi mega robot giganteschi che vanno nel mare, nell'oceano, e dalle falde, quelle dove ci sono i terremoti, escono fuori dei mostri che vivono nel centro della Terra, una roba proprio sanguinolenta. Però la cosa bella di questi robot è che sono interconnessi a dei piloti, quindi i piloti sono all'interno di questi robot, si muovono come se dovessero fare pugilato, usare spadoni, e il robot che è interconnesso neuralmente a questi piloti fa le stesse cose. È interessante perché quella potrebbe essere una tecnologia effettivamente più veritiera di quello che si possa pensare. Per il resto è un po' truculento, quindi diciamo, vedete qualcosa di più culturale che è meglio. Mio figlio ha 9 anni, quindi... Bene, allora... Va bene, grazie a la tutti. La ringraziamo. Un'ultima cosa, perché credo che molto educatamente anche ICAB voglia salutarci, non è così? Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, arrivederci.